Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale edizione Giorno. A Milano oggi la protesta degli studenti e dei professori delle scuole civiche per l'ipotesi dei tagli del comune proprio per quanto riguarda i corsi. Nel capoluogo però c'è anche una polemica legata allo smog, ai livelli di inquinanti nell'aria. A Pavia invece attenzione al tema sicurezza, sono arrivate altre 8 denunce per l'accoltellamento di Piazza Cavagneria di qualche settimana fa, vi ricorderete, sono tutti giovanissimi, ma in città si parla anche di bilancio, di questioni politiche, il bilancio che torna in aula con la speranza che questa volta si arrivi all'approvazione. Partiamo però allora proprio dalla protesta che si è svolta questa mattina a Milano proprio in occasione dell'inaugurazione dell'anno delle scuole civiche del Comune. Andiamo a collegarci in diretta con Benedetta Maffioli che ha seguito questa mattinata. Benedetta, dall'immagine abbiamo visto insomma una protesta piuttosto forte contro questa ipotesi dei tagli. Buongiorno. Sì, buongiorno Luca, esatto. Erano in tantissimi i ragazzi delle scuole civiche, come dicevi, che questa mattina hanno protestato davanti al teatro Elfo Puccini proprio in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico appunto delle scuole civiche. Una protesta che, come vediamo dalle immagini, è stata molto sentita e che appunto riguardava i tagli ai finanziamenti appunto alle scuole civiche di Milano. La protesta si è svolta proprio davanti al teatro Elfo Puccini e i ragazzi hanno messo in scena una rivisitazione dell'Antigone. Scusate, ti ridò la linea Luca. Tranquilla, riprenditi e noi andiamo avanti con il nostro telegiornale con la tessera sanitaria punti, questa ipotesi lanciata nei giorni scorsi dall'assessore al welfare Guido Bertolaso, una protesta che sta facendo discutere anche se al momento si tratta solo di un'ipotesi. L'obiettivo è quello di garantire la salute dei cittadini lombardi e incentivare stili di vita corretti. Ma ad ascoltare la proposta, l'immaginazione corre subito ad un supermercato. Venerdì mattina l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso ha lanciato l'ipotesi di una tessera sanitaria a punti, con premialità per chi segue stili di vita corretti e si sottopone a visite di prevenzione costante. Per il momento è solo un'idea, sottolinea Bertolaso, anche se il modello sarebbe allo studio nelle stanze di Palazzo Lombardia. L'idea di questa è solamente un'idea che dobbiamo portare avanti, studiarla, vedere se è praticabile, di una tessera sanitaria a punti, in modo che se tu porti avanti uno stile di vita il più corretto e il più salutare possibile, puoi guadagnare dei punti che poi ti permettono di avere dei incentivi che possono essere diverse modalità di premialità. Anche perché i livelli di screening preventivi in Lombardia, nonostante l'ampia platea di chi potrebbe avervi accesso, sono decisamente al di sotto di quanto auspicato dalla Regione. Oggi gli screening sono ampiamente sotto il 50% delle persone che ne hanno diritto. Noi invece vogliamo arrivare a quota 100%, perché questo significherebbe dare maggiore salute a tutti i cittadini. L'obiettivo generale dunque è quello di raggiungere livelli di salute generale sempre più elevato e al contempo gravare meno sulla spesa pubblica. Il cittadino diabetico mal curato che non segue le raccomandazioni, che non si cura farmacologicamente, che non viene adeguatamente curato dal punto di vista farmacologico, ma che non viene neanche monitorato, andrà incontro ad un rischio di ospedalizzazione per complicanze del diabete molto forte, ma l'ospedalizzazione le paga poi il servizio sanitario. Quindi investire sull'aderenza alle raccomandazioni, per fare solo un esempio, vuol dire per il Servizio Sanitario Nazionale risparmiare risorse, non mettere più risorse. Proviamo adesso a vedere se riusciamo a ricollegarci con Benedetta Maffioli per questa protesta che abbiamo appunto annunciato, protesta dei ragazzi delle scuole civiche. Benedetta. Eccoci, sì, dicevamo appunto la protesta dei ragazzi delle scuole civiche fuori proprio davanti al teatro Elfo Puccini di Milano, una protesta molto sentita dagli studenti delle scuole civiche che sono la Claudio Abbado, la scuola di musica, la scuola di teatro Paolo Grassi, poi c'è la scuola per interpreti e traduttori Altiero Spinelli e quella di cinema Luchino Visconti, un fiore all'occhiello per la città di Milano e per il comune di Milano, ma secondo i ragazzi non vengono
valorizzate la portata che queste scuole offre alla città di Milano per quanto riguarda la cultura. Il taglio dei fondi per le scuole civiche, secondo gli studenti e i professori, porterebbe a una riduzione molto importante dell'offerta formativa e anche ad un innalzamento delle rette, rendendo così alcune scuole davvero inaccessibili per gli studenti e quindi rendendo la cultura ancora una volta inaccessibile nella città di Milano. E in più da questi tagli alcune scuole vedrebbero veramente dei dimezzamenti, perché sarebbe impossibile continuare la didattica con la riduzione dei fondi. Poi a preoccupare anche gli studenti e i sindacati ci sarebbe il trasferimento delle 4 scuole dell'area della Goccia alla Bovisa con i fondi del PNRR. Si diceva che appunto sarebbero state trasferite in quest'area 4 di queste scuole civiche, ma alla fine pare che si è scoperto che ne verranno trasferite solamente 2, e quindi appunto gli studenti hanno appunto protestato per questa questione. Io ti ridò la linea, Luca. Di sicurezza, perché come dicevamo in apertura ci sono 8 nuove denunce per quanto riguarda il caso del ragazzo accoltellato in Piazza Cavagneria. Si tratta di giovanissimi. Andiamo a collegarci allora in diretta con Mario Fortunato per tutti gli aggiornamenti del caso. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno Luca, 8 denunciati, la maggior parte di questi minorenni, infatti, a cui ti riferisci la notte di Capodanno, erano stati, a dire il vero, giornate piuttosto convulse in città, con diversi episodi di microcriminalità culminati appunto con l'aggressione a un giovane di 23 anni a Pavia, ferito alla schiena con un coltello, una lite generata iniziata con il classico litigio per futili motivi e poi appunto dicevamo degenerato in questa aggressione. Gli 8 ragazzi, 7 dei quali minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni, vi era anche un 18enne, sono tutti ospiti durante le ore diurne del centro del villaggio San Francesco di Pavia, la struttura di accoglienza del capoluogo per minori stranieri, mentre durante la notte sono ospitati dal dormitorio San Carlo. Anche un 16enne peraltro del dormitorio San Carlo era rimasto ferito quella stessa sera, appunto, ma in un episodio collaterale. Serate piuttosto turbolente quelle delle feste. I ragazzi sono tutti noti alle forze dell'ordine per essersi resi protagonisti di episodi di aggressioni analoghe e dovranno rispondere di lesioni gravi. Si sta inoltre indagando, in particolare la procura sta accertando se sarà possibile eventualmente adottare la cosiddetta misura Caivano, il decreto Caivano, che prevede tra le altre cose il DASPO urbano, ovvero il divieto di accedere in determinate zone della città dove si sono consumati questi episodi di microcriminalità. Ovviamente questo è un altro aspetto in fase di accertamento, in divenire, su cui torneremo ad aggiornarvi. Per il momento la linea a te, Luca. Grazie anche a Mario Fortunato, e noi restiamo in città, Pavia, ma per parlare di sicurezza legata invece a fenomeni di microcriminalità, perché da tempo i residenti della zona di San Pietro, del quartiere di San Pietro, zona Viale Cremona, chiedono una telecamera appunto per cercare quantomeno di limitare questi episodi di microcriminalità, furti, scippi e rapine, ma al momento ancora questa richiesta non è stata esaudita. L'ultimo appello risale a poco meno di un anno fa, ma della telecamera di sorveglianza ancora non si sa nulla. A San Pietro in Verzolo, così come in altre zone di Pavia, il tema della sicurezza è centrale. Nel recente passato gli episodi di microcriminalità sono stati piuttosto frequenti. I furti, soprattutto nelle attività commerciali, rappresentano un problema non ancora risolto. L'amministrazione comunale aveva promesso l'installazione di una telecamera di sorveglianza, ma l'impegno non è stato ancora rispettato. Se è necessario, magari finalizzare alcune attività importanti di sorveglianza, anche a, non dico semplici, perché ovviamente ci vogliono i finanziamenti, bisogna stargli dietro a queste cose burocratiche e amministrative, però noi da 2 anni che chiediamo una o più telecamere di sorveglianza in San Pietro, e che servono molto, moltissimo per la città, per il quartiere in particolare, purtroppo ad oggi risultato 0, nonostante le promesse fatte tempo addietro.
In attesa della telecamera promessa, i residenti del quartiere, riuniti nel gruppo L24 San Pietro, sono gli occhi non elettronici di presidio della zona. Le sentinelle del rione, che segnalano attraverso un gruppo WhatsApp problemi ed episodi sospetti praticamente in tempo reale. Ma è necessario che anche chi amministra faccia la sua parte. Le elezioni del capoluogo si avvicinano e il tema della sicurezza nei quartieri sarà sicuramente centrale nel dibattito politico. I furti continuano a essere presenti sul territorio, purtroppo, nel quartiere di San Pietro in particolar modo. Adesso, tra l'altro, anche questa movimentazione del nuovo supermercato e della mancanza di illuminazioni in alcune parti della città sta creando un po' di dissenso nella popolazione. In previsione delle votazioni di giugno 2024 ci sono diverse cose che su San Pietro dovrebbero essere affrontate in maniera molto determinata. Parliamo d'altro adesso, torniamo a Milano a collegarci in diretta con Benedetta Maffioli perché gli ultimi dati ARPA che riguardano i livelli di inquinanti nell'aria preoccupano. C'è stato anche un botta e risposta proprio tra il presidente di Regione Lombardia Fontana e il sindaco Beppe Sala. Allora Benedetta, raccontaci un po', insomma, questi ultimi sviluppi e soprattutto queste polemiche legate proprio ai livelli di inquinanti. Sì Luca, il problema dell'inquinamento e della qualità dell'aria continua a tenere banco a Milano e continua a tenere banco anche il botta e risposta tra il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala. Oggi Sala, interrogato dai giornalisti, ha risposto riguardo ai dati di un'azienda svizzera sulla qualità dell'aria che aveva stilato una classifica per cui domenica la città di Milano riguardo alla qualità dell'aria era la terza peggiore al mondo. Per Sala, rispondendo ai giornalisti, ha detto che sono le solite indagini estemporanee che sono gestite da un ente privato e che invece il Comune di Milano sta lavorando per migliorare l'aria. ARPA invece dice che la qualità dell'aria è migliorata, ma per Sala non è abbastanza. Per Sala poi c'è la necessità che Comune e Regione lavorino all'unisono, perché il problema non riguarda solo la città di Milano, ma tutta la pianura padana, quindi è necessario che anche la regione faccia la sua parte. Però a rispondere al sindaco di Milano Beppe Sala è stato anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che invece ha affermato che la regione sta facendo addirittura dei miracoli per cercare di risolvere il problema dell'inquinamento, degli inquinanti nell'atmosfera, e che comunque i dati, come dimostra ARPA Lombardia, sono in miglioramento. Ora, se la regia è d'accordo, manderei in onda le parole sia del sindaco di Milano Beppe Sala che del presidente della regione Attilio Fontana. Noi stiamo facendo dei miracoli per ridurre l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti. Purtroppo le condizioni morfologiche di questo territorio determinano una stagnazione anche delle poche sostanze che mettiamo in atmosfera. Non abbiamo fatto miracoli nessuno di noi, né la Lombardia né Milano. Ciò nonostante, noi stiamo continuando a cercare di fare qualcosa e credo che la mia amministrazione abbia dimostrato anche con decisioni divisive di voler fare qualcosa sull'ambiente, ma non possiamo andare dietro a cose del genere, dai, non esiste al mondo. Lo sapete, sono rivelazioni estemporanee fatte da un ente privato che ogni tanto tira fuori questa cosa qua, per cui io sono anche seccato di dover rispondere a domande su questioni che non esistono. Noi stiamo lavorando per migliorare l'aria, punto. ARPA dice che l'aria è migliorata, ma io sostengo non abbastanza. Da qua al fatto che tutti andiamo dietro una notizia fatta da un ente privato con nessuna titolarità. E mi fate le domande? Scusate. In provincia di Pavia invece i problemi continuano per i pendolari, ovviamente pendolari dei treni. Ci sono state due nuove raccolte firme a Groppello Cairoli e a San Nazaro per chiedere interventi, soprattutto per quanto riguarda la puntualità dei convogli. Vediamo.
Continuano a tenere banco i disagi per i ritardi nei treni e i pendolari decidono di passare all'azione. Nei giorni scorsi sono partite due raccolte firme, per la precisione a Groppello Cairoli e a San Nazzaro dei Burgondi, per portare alla luce i continui disagi dei pendolari sulle linee ferroviarie Pavia Mortara Vercelli e Pavia Torre Beretti Alessandria, due linee che non soddisfano gli standard minimi di puntualità previsti dal servizio. Secondo l'ultimo rapporto di dicembre, l'indice di affidabilità del servizio, sia dalla linea Pavia Mortara Vercelli con scalo Groppello Cairoli, sia dalla Pavia Torre Beretti Alessandria con fermata San Nazzaro, ha superato lo standard minimo richiesto del 5%. Entrambe si attestano oltre il 10% e sono nuovamente finite in bonus. Da qui la decisione di raccogliere le firme da indirizzare successivamente agli organi preposti, un'iniziativa che a Groppello Cairoli è stata sottoscritta da circa 200 persone negli esercizi commerciali in cui è possibile sostenere la petizione. Abbiamo sentito il portavoce. Iniziativa di tipo spontaneo, nel senso che nasce a livello familiare, poi con una serie di genitori abbiamo rilevato problemi comuni. Nascono dal fatto che prevalentemente i nostri figli che si rivolgono, diciamo, al servizio dei treni, come tutte le città di periferia, per rivolgersi prevalentemente a Pavia, insomma le città più importanti, poi trovano che a un determinato orario il treno non arriva, se arriva magari è pieno, lasciamo stare magari alcuni tipi di treni che hanno anche un certo tipo di struttura fatiscente, ma non è sempre detto che sia così, ma più che altro poi a quel punto dovevano rivolgersi a altri servizi nella stessa giornata, o altrimenti i genitori devono organizzarsi in qualche maniera. È evidente che la mattina ti aspetti che tuo figlio possa prendere il suo treno e raggiungere la scuola in serenità. Quando vieni poi contattato telefonicamente perché non è riuscito a prenderlo o quant'altro, certo ci si aiuta tra genitori, ma non è sempre fattibile. L'obiettivo è quindi di portare la protesta ai piani alti e coinvolgere anche i comuni limitrofi che vivono lo stesso disagio. Ovviamente le raccolte di firme è un fatto che prevede un po' di tempo, adesso penso che ne avremo raccolte circa 200, poi dopo ci dobbiamo muovere con tutti i paesi che non sono solo Groppello Cairoli, ma parlando con tanti genitori o anche sui social si individua che il problema c'è anche a Tromello, c'è anche a Gambolò, c'è anche in altre città limitrofe a queste, quindi diciamo che esortiamo un po' tutti a farsi sentire, a farsi conoscere, perché troppo spesso stiamo chiusi e ci lamentiamo a casa e così non va bene, troviamo un sistema comune per farci sentire. Torniamo adesso in diretta da Mario Fortunato per parlare di politica, perché stasera torna in consiglio la discussione sul bilancio proprio del Comune di Pavia. Mario, abbiamo raccontato più volte dei problemi di questa maggioranza, soprattutto negli ultimi mesi, a raggiungere il numero legale. Questa sera dovrebbe essere una seduta tutto sommato più tranquilla. Beh, sicuramente questa sera dovrebbe partire quantomeno il Consiglio, visto che in seconda convocazione bastano un terzo del totale dei consiglieri, quindi sono 33, quindi con 11 consiglieri si fa iniziare tranquillamente la seduta, e comunque il numero va parametrato sul numero anche dell'opposizione, quindi alla maggioranza basta un consigliere in più dell'opposizione, quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi che, come ricordavi, ci sono stati nel recente passato, anzi diciamo anche nell'ultimo anno, perché 14 consigli comunali saltati in altrettanti mesi fanno capire come la situazione non sia affatto sotto controllo. Il tema importante, il bilancio di previsione dell'ente, uno dei documenti più importanti, giovedì 15 è saltato quello in prima convocazione, solo 15 consiglieri presenti sui 17 richiesti. Questa sera si partirà, altre due sedute sono calendarizzate per domani, martedì e per giovedì 22 febbraio. Entro giovedì si punta ovviamente a chiudere con l'approvazione del bilancio di previsione, un passaggio fondamentale, l'abbiamo detto in più di un'occasione, anche per consentire agli uffici comunali di pianificare nell'arco dell'anno gli investimenti, non di procedere mese per mese in dodicesimi, come si dice a livello tecnico. Archiviato poi questo passaggio, di cui vi daremo conto evidentemente nella giornata di domani dopo questa prima serata effettiva, il 26, altro appuntamento fondamentale, la variante al piano di governo del territorio, anche lì si avrà un termometro di come la maggioranza stia dopo questi ultimi consigli comunali saltati, lì però serviranno 17 consiglieri sia per far partire la seduta sia soprattutto per approvare il documento, e non sarà affatto facile, le discussioni sono in corso, si sta cercando una mediazione per provare ad approvare questo importante documento. Ovviamente torneremo ad aggiornarvi anche su questo. A te la linea, Luca.
Grazie anche a Mario Fortunato. A breve partirà una petizione per consentire alle persone con disabilità di prenotare online biglietti per concerti o altri eventi. Questo perché ad oggi, nel 2024, ancora per praticamente tutti loro è impossibile farlo, appunto, attraverso i canali ufficiali che usano tutti gli altri. Presto verrà lanciata la petizione Live for All, che ha un obiettivo sopra gli altri: consentire alle persone con disabilità di prenotare online il biglietto per un concerto o una partita di calcio, per il cinema o il teatro, vivendo l'evento come tutti gli altri. Infatti, nel 2024, le persone con disabilità non possono ancora visualizzare sul sito internet del rivenditore dei biglietti dell'evento i posti a loro riservati e prenotarli con un click come chiunque altro. Chi convive con disabilità deve contattare l'organizzatore dell'evento, sperando ci siano ancora posti disponibili. Inoltre, gli invalidi non possono godersi gli eventi in gruppo, perché per ciascuno di loro deve esserci un solo accompagnatore. Il manifesto è stato ideato da Lisa Noia, consigliera regionale di Italia Viva, e ad aver subito aderito alla battaglia sono state altre 4 persone disabili che condividono l'obiettivo. Il procedimento ricorda quello di Chiara Sommi, 24enne di Parona, che non era riuscita a volare a Dublino con Ryanair, dove avrebbe dovuto assistere ad un concerto dei Maneskin perché la sua carrozzina era troppo grande per essere imbarcata nella stiva dell'aereo. La giovane aveva quindi deciso di promuovere una petizione globale perché ognuno deve avere il diritto di viaggiare. I promotori di entrambe le petizioni si aspettano di vincere le battaglie e di abbattere finalmente tutte le barriere con cui devono convivere, non solo quelle architettoniche. Stanno venendo completate le ultime formalità burocratiche per la riapertura dell'Enoteca regionale di Broni, che era stata chiusa, vi ricorderete, nei mesi scorsi. L'obiettivo è che diventi la casa di tutte le aziende vitivinicole del territorio. Il nuovo gestore dell'Enoteca regionale di Broni, chiusa lo scorso ottobre, sarà la Ravioleria San Giorgio, una giovane azienda con sede a Varzi e negozi aperti di recente anche a Voghera e Stradella, a seguito dell'avviso per la presentazione di manifestazione di interesse scaduto alla fine di gennaio. È stata infatti giudicata valida l'unica proposta pervenuta, ha fatto sapere il comune. Ora le ultime formalità burocratiche per la riapertura, attesa entro fine marzo, il nostro auspicio, ha detto il sindaco di Broni Antonio Riviezzi, che l'Enoteca regionale possa ripartire con slancio, ritagliandosi sempre più un ruolo di punto di riferimento per la proposta vitivinicola del territorio. Insomma, una vetrina dei vini dell'Oltrepò sicuramente, ma anche dell'intera Lombardia, dato che questa è la ragion d'essere di questo locale, come ha spiegato ai nostri microfoni il presidente dell'Enoteca Giorgio Allegrini. Siamo a buon punto. Per correttezza devo dire che il gestore ufficialmente non c'è ancora, ma per un motivo semplicissimo, più burocratico. L'Enoteca regionale della Lombardia, non è casuale il nome, deve essere una vetrina non solo per il territorio dell'Oltrepò pavese, che ha la fortuna di avere l'Enoteca regionale al proprio interno, ma per tutti i prodotti e i vini della regione Lombardia. Il fine dell'Enoteca non sarà solo quello di fare da esposizione, da vetrina, da ristorazione, ma sarà quello di essere a disposizione delle aziende. Per cui l'Enoteca sarà un punto e dovrà essere un punto di riferimento per le aziende, per cui magari le aziende meno strutturate che vogliono presentare un vino, vogliono fare incontri, vogliono organizzare masterclass dei propri prodotti, nel momento in cui pensano di fare queste iniziative sia automatico il riferimento all'Enoteca. A Cesano Boscone una residenza dedicata ai sacerdoti anziani e malati. Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche l'arcivescovo Mario Delpini. Cosa accade ai sacerdoti quando l'età si fa sentire ed è ora di andare in pensione? Una risposta la offre la Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone, dove è stata inaugurata dall'arcivescovo Mario Delpini una nuova casa dove i sacerdoti anziani e malati della diocesi di Milano possono vivere, stare insieme e ricevere visite da amici. Destinata a ospitare fino a 16 sacerdoti, la residenza è stata realizzata in collaborazione con la diocesi di Milano ed è segno tangibile del forte legame che unisce la Sacra Famiglia e la diocesi.
Questa casa è nata così da un prete che ha avuto l'attenzione, la sensibilità, la tenerezza di prendersi cura di coloro che a motivo di varie disabilità non uscivano di casa, non erano niente per nessuno, se non forse un peso per la loro famiglia. Ha raggiunto dimensioni molto vaste in tante sedi diverse, però conserva questo elemento identitario, cioè l'attenzione alla persona, l'attenzione alle persone che non possono, non sono in condizioni di essere, come si usa dire, riabilitate. L'inaugurazione della residenza è stato un momento significativo della visita dell'arcivescovo Delpini, che dopo aver celebrato la Santa Messa insieme a Monsignor Bruno Marinoni, presidente della Fondazione Sacra Famiglia, ha incontrato gli operatori e gli ospiti della fondazione, tra loro gli anziani e i disabili, e durante la visita l'arcivescovo ha benedetto le automobili utilizzate dalla Sacra Famiglia per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, che solo nell'ultimo anno ha offerto 41.000 prestazioni in Lombardia a 1.500 utenti. Nella logica del fondatore, la casa era per coloro che nel secolo scorso, anzi 125 anni fa, erano abbandonati dalla propria famiglia per una cultura totalmente diversa, qui hanno trovato una nuova casa e questa prospettiva è rimasta tale finora. Ovviamente ci sono dei cambiamenti, ci sono delle situazioni diverse rispetto a prima, ma è rimasta con questo spirito, quindi noi tendiamo, come abbiamo detto più volte, a riconoscerci in questa casa che accoglie in maniera definitiva tante persone, ma anche chi passa come persone ospiti, ma ospiti graditi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io come sempre vi lascio al meteo. I nostri TG Edizione Milano ed Edizione Pavia tornano invece questa sera a partire dalle 19. Grazie per essere stati con noi.